Benvenuti! Oggi vedremo come costruire un Palmer Worm, un bruco, utilizzando del Cul de Canard e del pavone. Il dressing che vedremo oggi per la costruzione di un bruco, di un Palmer Worm, utilizzando del Cul de Canard e del pavone, è un dressing di Gerhard Leibl, che è un costruttore tedesco che alla metà degli anni 80, insieme ad altri costruttori, Frednik, Petitjean, Fendel, è stato uno dei promotori, uno dei pionieri dell'utilizzo del Cul de Canard per la costruzione delle mosche artificiali. In particolare, Leibl ha studiato e sviluppato un sistema per il montaggio del Cul de Canard in asola, eliminando così la parte più pesante, la parte più voluminosa della piuma e migliorando quindi la galleggiabilità dell'artificiale. Ma vediamo come. Per la costruzione del Palmer Worm, del bruco, utilizzeremo un amo a gambo lungo della misura, di misura 12, un filo di trasparente grigio sostanzialmente di diametro 12,0. Fissiamo il filo sul gambo dell'amo a ridosso dell'occhiello e andiamo verso l'inizio della curvatura ricoprendo con il filo il gambo dell'amo. Tagliamo la rimanenza di filo e a questo punto possiamo montare tre barbe della piuma della coda del pavone. Le scegliamo piuttosto lunghe e le fissiamo dalla punta in questo modo. Ricopriamo le eccedenze fino a qualche millimetro dietro l'occhiello e poi torniamo verso la curvatura. A questo punto possiamo creare un'asola con il filo utilizzando il nostro twister. E andiamo con il filo di montaggio a ridosso dell'occhiello. Appoggiamo per un attimo la nostra asola e lavoriamo sulle piume di Cul de Canard. Allora, Leibl preparava le piume in questo modo: apriva per bene tutte le barbe della piuma di Cul de Canard in modo che fossero perpendicolari all'arachide e poi le accoppiava praticamente testa piedi, cioè metteva il calamo verso la punta dell'altra piuma e viceversa, in modo da avere una distribuzione omogenea delle barbe. A quel punto, con una pinzetta, lui allora usava delle pinze che si usavano per tenere fermi i fogli di carta da cancelleria, prendeva le barbe in questo modo da una parte e regolava con la forbice le barbe in modo da appaiarle e renderle tutte uguali. Il Palmer Worm, il bruco, ha la sua peluria praticamente della stessa lunghezza e quindi questo lavoro serviva proprio per dare la stessa lunghezza poi alle barbe della piuma che veniva montata. A quel punto, con una seconda pinzetta, prendeva le barbe, tagliava il rachide e poi montava in asola
le barbe che aveva nella pizzetta. Oggi questo metodo è abbastanza superato perché esistono degli attrezzi che ci permettono di utilizzare una piuma sola anziché due e prendere contemporaneamente le barbe della parte destra e della parte sinistra del rachide e quindi avere la stessa quantità di barbe con una piuma sola anziché con due. Questo oggetto, sviluppato tra l'altro da un amico di Label, cioè Marc Petitjean, è il Magic Tool. Il Magic Tool funziona in questo modo: si posiziona all'interno la piuma di Cue de Canard e vedete che si sono appaiate le barbe. A quel punto si taglia le eccedenze, si tagliano le eccedenze del rachide da una parte e dall'altra, con la pinzetta si prendono le barbe dopo chiaramente averle appaiate come faceva Label. Prendono le barbe e si taglia il rachide. A questo punto si è pronti per montare in asola le barbe. Vedete quanto volume e quanto peso è stato eliminato mettendo e montando in asola le barbe di Cue de Canard in questo modo. Con questo twister apriamo e entriamo con il Cue de Canard dentro l'asola, diamo qualche giro in modo che si blocchino e non escano più le barbe e a quel punto aggiungiamo nel cordoncino le perle di pavone. A quel punto siamo pronti per creare il cordoncino torcendo l'asola, il filo, e montando, avvolgendo sul gambo dell'amo l'asola. Deve essere avvolta con spire serrate, ma non sovrapposte, mi raccomando, perché si andrebbero a schiacciare le barbe di Cue de Canard. Anzi, aiutatevi anche con le mani, con le dita, per riportare verso la curvatura le barbe di Cue de Canard e non schiacciarle. In questo modo avrete la palmeratura del bruco. Molto ben fatta. Arrivati all'occhiello, fissiamo la nostra asola con qualche giro, possiamo poi tagliarne l'eccedenza. E con qualche nodo di chiusura creare la testina. E il Palmer Worm di Gerard Label è finito.